importante, però sono indispensabili questi progetti per il futuro della nostra regione. E credo che, come si diceva prima nella conferenza, sia importante anche l'utilizzo di questi fondi che avverranno, anche perché gestiti da compagnie petrolifere, da privati, anche in un modo rapido. Ce lo auguriamo tutti e soprattutto ci auguriamo che questo sviluppo verso il green, verso la vera transizione, e favorirà non solo la realizzazione dei progetti, ma soprattutto darà anche competenze, darà occupazione, quindi è un volano per muovere un mondo che è un mondo importante. Chiaramente sono alcuni questi dei progetti, ne prevederemo anche degli altri, perché ci sono delle risorse negli accordi che sono state fatte delle compagnie da mettere poi a disposizione, e quindi sarà importante poter dare un significato reale a quello che facciamo, soprattutto questo, e credo che questo sia l'aspetto più importante, che il nostro territorio dove c'è petrolio non è solo fossile, noi dal fossile dobbiamo avere e stiamo andando avanti in questo settore proprio perché abbiamo uno sguardo lungo, utilizzare forme di energie alternative al fossile, e credo che questo sia quello che ci chiede l'Europa, l'agenda 2030 dell'ONU è importante, perché sono le indicazioni per poter avere un territorio green, un territorio che si avvia alla transizione e che fa di questa nostra terra una terra di riferimento per tutti. Presidente, la Basilicata è andata alla ribalta del cronaca per una regione virtuosa per quanto riguarda il bonus gas. Quest'altro esempio può essere un esempio da mutuare a livello nazionale? Ma io credo di sì, fra l'altro questo è possibile farlo anche perché noi abbiamo la materia prima che è rappresentata dal petrolio, quindi il fatto di aver fatto con le compagnie degli accordi che anche in questo settore, che mirano pure all'utilizzo di queste risorse per il bene del nostro territorio, credo che sia una cosa importante ed è un punto di riferimento, perché sono degli investimenti che favoriscono soprattutto, mi auguro, i giovani del nostro territorio per poter impiegare le loro competenze in tutti quei processi che verranno messi avanti con celerità dalle stesse compagnie. Come tempistiche con celerità, ma l'arco temporale è previsto qual è per la realizzazione e poi qual è anche l'impatto che auspicate per l'economia a livello proprio quantitativo? Voglio dire, la tempistica è una tempistica chiaramente che non può essere adesso immaginate temporizzata, nel senso che sicuramente si comincerà presto, i progetti sono stati approvati, io credo che tutti i cambiamenti richiedono un tempo, questo tempo l'importante è partire, noi siamo contenti di aver chiuso per questi progetti, stiamo partendo, partiremo subito e credo che a breve potremo vedere la realizzazione di queste progettualità.